No, però scusate, visto che c'è l'autore, l'interprete, la facciamo disannunciare a lui. Cosa? Questa che abbiamo appena sentito. Questa era Coez con Come nelle canzoni. Credibile, credibile. Lancia anche che la sigla, bello. Via. Benvenuto su Radio Bruno e grazie. Soprattutto grazie per aver messo la felpa con i colori della radio, giallo e nero. Diciamo che lo è sapevo, casuale lo o no, è... Lo sapevo, era un omaggio. Lo sapevo. Grazie. Poi tra l'altro ha appena confessato che ha mangiato qua vicino proprio Emiliano pesante, sì, quindi sì. In piena digestione, proprio siamo contenti. Insomma, hai girato tutta Italia, però a Modena si mangia bene. Non può dire il contrario. No, assolutamente. Benvenuto allora su Radio Bruno. Io qui la versione, tra l'altro, quella il vinile, special, la mia preferita, il vinile rosso per i collezionisti. Hai fatto una cosa veramente no, bella. Bellissima. Tra l'altro l'ho aperto prima e vedevo che c'è questa foto. Sì, è una foto. Che uno può farci anche il quadretto. Sì, abbiamo fatto proprio. È un vinile scomposto, no? Visto come i dolci che fanno adesso, tutto, no? Sì. Tipo sì. Il tiramisù scomposto. Questo è il vinile scomposto, ci sono i testi, c'è cioè la foto della copertina, però il font è stampato sulla plastica, sì. E c'è un colore alternativo. E facciamolo vedere, aspetta. Mi segue in visual radio, perché una volta c'era solo la radio, adesso esatto, c'è la visual radio, TV, quindi possono anche vedere oltre che ascoltare. Molto ricorda bello. Un po' i poster, quelli che andavano di moda negli anni 90, sì, vabbè, che le ragazze mettevano in camera. Il disco c'ha un po' quel linguaggio là, comunque sull'altro vinile c'è scritto contiene hit, underground e canzoni per il grande pubblico, sì. Che va un po' a riprendere, ti ricordi quando sui CD c'erano, sì. Contiene il singolo tot, bello, il bello. Singolo tot, un po' retro. Esatto, quella roba un po' anni 90 che so comunque i dischi con cui sono cresciuto io, quindi mi sembrava figo omaggiarlo oggi. Lo è. Allora, lo è. Questo disco che è uscito il 3 dicembre, quindi fresco, sì. E questa è una delle cose istituzionali che diciamo subito, poi parleremo del tour, però vorrei chiederti se è possibile di fare una versione coi testi anche per gli ultra cinquantenni come me, perché per me questo è un esame della vista. Hai ragione. È un po' più no, scherzo. Senti, sei contento di come sta andando in questo periodo? Sì, eh? Sì. Bello, cioè, carico. Sono molto contento, chiaramente sono uscito in un periodo particolare, insomma, in mezzo ai giganti, in più questa situazione live ancora da capire, però sono molto contento, spero appunto di riuscire a portarmi avanti il disco almeno fino all'estate lavorandolo piano piano, e ci sarà un tour nei piccoli club dove comunque è proprio importante innanzitutto ripartire. E non vedo l'ora di tornare a suonare, perché è la cosa proprio che mi è mancata di più in assoluto. Tra l'altro avevo sentito che a Roma farai l'ultima tappa, vero? In un posto speciale. Praticamente è il locale dove ho presentato il mio primo disco. Proprio. Figo. Beh, perché chiaramente è una situazione molto ristretta, nel senso sono tutti i club quelli che ho scelto dove sono andato a suonare quando non ero niente, no? E in alcuni posti addirittura ci hanno annullato la data, in altri perché non c'era gente, in altri ci hanno pagato anche se c'erano 30 persone. L'importante è quello, comunque, che abbiano pagato. Appunto adesso siamo ritornati, l'abbiamo chiamato e dico: senti, restituiamo il favore. Certo. Abbiamo chiaramente assicurato un sold out a tutti questi club. Ma complimenti, perché stavo guardando. Beh, qui, sono molto piccoli, nel senso è fatta apposta. Ma non sminuire! No, è proprio fatta apposta, nel senso che chi prende inizia. I biglietti, cioè magari abituato a vedermi in un palazzetto, invece mi vedrà in un posto da 500-600 persone, per che vicino, è un experience proprio per il fan accanito che si compra il biglietto subito, è tanto fico quanto un palazzetto, secondo me, per il fan forse anche di più, perché comunque c'hai il cantante magari che ti piace a due metri, sì. Quindi è una roba fatta proprio con quell'ottica lì. Poi ci sarà un vero e proprio tour, insomma, dove torneremo a suonare nei club più grandi, ci sarà spazio per tutti. Però questa situazione qua è andata, insomma,
sold out per questo motivo. Complimenti, perché leggevo che dopo le 12 date già annunciate avete appunto aggiunto altre 7 nei club di tutta Italia a partire dal 31 gennaio 2022, lo dico già, la prima di Torino è già tutto esaurito, sold out, così come a Milano, a Brescia, in provincia di Treviso, a Parma. Però attenzione, resta l'11 di febbraio, quindi potete prenotarvi per tempo, lo dico ai nostri ascoltatori, a Livorno. Questa è la prima libera, poi vedremo tutte le altre. Così scrive il comunicato stampa ufficiale, fresco fresco. Grazie, arrivato ieri. Grazie Robby, che sei precisissimo. Che mi ha commosso tutto questo racconto al punto che ho gli occhi rossi. E perché lo dico? Perché lo dico? Perché lo ascoltiamo adesso. Arriva questo pezzo adesso, fresco fresco dell'ultimo album. Ma fallo annunciare a lui. Questo è Coez con Occhi Rossi. Coez con Occhi Rossi su Radio Bruno. Guarda che bei messaggi che arrivano al 348-255-9999. Leggo l'ultimo. Coez, una canzone più bella dell'altra, ma secondo me ha vinto tutto Giulia da Imola, che scrive: sono una nonna di 60 anni, ma mi piace molto. Sei trasversale. Quella è importantissima, essere trasversali. Sì. Cioè, è la cosa che mi rende più orgoglioso di riuscire a arrivare magari pure ai più piccoli e magari anche proprio ai genitori dei miei fan. Vedo che spesso mi trovo ai concerti famiglie intere, quella cosa mi gasa. Bello. Infatti una cosa che volevo chiederti, una curiosità, è che tipo di pubblico hai? Perché io ammetto che con le mie amiche abbiamo pianto sulle canzoni di Coez, sai, ogni Occhi Rossi. Questa poi è nuova, ma penso di avere un pubblico molto molto variegato. Tra l'altro, dicevamo prima, non sono neanche chissà quanto social, quindi un po' mi sfugge ogni tanto sapere che tipo di pubblico ho, perché il mio pubblico non per forza mi segue sui social, è proprio fan delle canzoni. Vero. Capito? Quindi effettivamente non avrei chiara proprio la tipologia, però quando ho fatto i palazzetti, ad esempio, ho visto proprio che c'era veramente di tutto. Cioè, da grandi a piccoli, chiaramente sotto il palco vedevi le fasce più giovani, certo, e sugli spalti proprio gente grande. Quindi, appunto, come dicevi, penso di essere di quelli abbastanza trasversali. Io che sono un ascoltatore onnivoro, che vado dalla classica alla new age, dal rock al blues, al jazz, al rap, al trap, perché sono proprio curioso, certo, mi piacciono anche le cose più lontane da me, no? Prima in macchina arrivando qui ascoltavo tutto l'album, di solito faccio così, lo prendo, lo ascolto quando arriva un ospite, lo ascolto all'inizio della settimana, lo lascio sedimentare, lo ascolto poche ore prima di tornare in radio, e sentivo dei pezzi che dicevo, ad esempio ce n'era uno, il Dirty, che aveva questo attacco che mi ricordava un po' le atmosfere degli anni 70, quasi Blaxploitation. Guarda cosa ti butto lì adesso, no? Adesso lo spieghiamo per chi non lo sapesse, era quella musica nera che faceva da sottofondo ai film polizieschi americani, no? Aveva questo giro che... Ma guarda, la cosa che è che alla fine penso di essere un po' come te su questo, nel senso, a me piacciono veramente tante cose, ho avuto lunghi periodi in cui sentivo, ne so, cantautorato italiano, a volte solo rap, un sacco di musica inglese, e alla fine nei miei dischi poi queste influenze entrano, no? Sì, sì. E quindi è un po' una difficoltà certe volte non impazzire per il fatto che poi alla fine a te piace tutto, no? Quindi faresti quasi tutto, solo che poi è chiaro che a ogni disco devi dare in qualche modo un filo conduttore, un indirizzo. Qui ci sono riuscito bene, perché proprio è un disco quasi, a partire dal titolo, no? Volare, che cita un po'... certo, nel blu, dipinto di blu. Comunque è tutto un disco, è pieno di citazioni. C'è il primo pezzo che è Wu-Tang, forse è il pezzo più rock che abbia mai fatto. Qualcuno ha detto che è molto rap per il titolo, ma in realtà è veramente un pezzo rock quello. A proposito di citazioni, non temi che chi... me lo stavo chiedendo ascoltando l'immagine. Chi non capisce le situazioni. Siccome nei film di Tarantino, no? Io ad esempio sono un appassionato dei film di Tarantino, però conosco le citazioni che lui fa. E chi non invece non riesce a collegare, non temi un po' questa cosa? No, perché non deve essere... Allora, il pezzo ti deve arrivare. Poi, se tu ne come io dico sempre, le canzoni sono fatte a strati. Sì, sì. È chiaro che chi ha un background e può capire la citazione da dove viene, comunque è come se avesse un livello in più.
cioè di, insomma, di apprezzamento. Chiaro, chiaro. Però il pezzo deve essere comunque easy listening, sì, cioè nel senso, sì, deve arrivare comunque. E arriva bene. Quindi questo ultimo album non sei più solo, diciamo così, un cantante rap, perché ci sono tantissime contaminazioni all'interno. Sì, ci sono, hai un cambiato. Sacco di contaminazioni. Ad esempio quella che abbiamo sentito, Occhi Rossi, in maniera molto alla lontana mi ricorda Fuck It, non so se ti ricordi, sì, no? Che è comunque, che è una roba tipo R&B, cosa, sì, che io, sì, in realtà non ho mai... Cioè, quindi nuove sperimentazioni. Beh, sì, comunque siamo entrati in studio e tutto quello che usciva, abbiamo cercato di farlo diventare una canzone, l'abbiamo prodotto, insomma, in maniera molto naturale, e alla fine è venuto un disco, quindi, molto, sì, variegato, ma che c'ha un sound, un filo conduttore dall'inizio alla fine. Coez su Radio Bruno, aspetta, dopo, ne parliamo ancora adesso, tra poco. Io sentiamo, sono curiosa. Ti dico solo questo, sentiamo una cosa esplosiva tra poco, va, okay, bene? Su Radio Bruno Coez con Bomba a Mano, da Volare, nuovo album uscito il 3 di questo mese, anticipato dal pezzo che abbiamo sentito in apertura di questa chiacchierata insieme, perché oggi lo diciamo per chi avesse appena acceso, Coez è qui con noi in studio, anticipato da Come nelle canzoni, singolo ufficiale entrato subito, e questo è giusto dirlo, è un merito importante, nei primi 10 della top 50 di Spotify Italia e tra i più suonati in radio. In radio, sì. Poi abbiamo... hai voglia di dire che le classifiche non contano, contano, no, certo, ancora. E come, o no? Beh, noi lo passiamo spesso e volentieri, sì, devo dire, quindi, e ho sentito anche in tante altre radio. No, devo dire che è la prima volta che forse è il pezzo che più passato nella mia storia in radio, quindi sono molto contento. Figo, super bello. E che effetto ti fa quando ti riascolti e senti la tua canzone, ti ci ritrovi, vorresti, allora, cambiare qualcosa? Allora, diciamo che quando mi ascolto, che ne so, il disco è fresco, le canzoni sono fresche, mi ci ritrovo sempre. Chiaramente ci sono alcune cose magari fatte pure anni fa che, sì, un pochino le metto un pochino più in discussione, dico magari qua ho cantato male, questa parola adesso non la direi mai. Cioè, ci sta, però. È, insomma, come quando facciamo l'air check, cioè riascoltiamo il programma dopo per sentire se qualcosa è andato bene o male. Io non sono mai contento. Farei quasi. Vabbè, uno un po'. Comunque, quella è pure parte del. C'è, cioè, un po' di autocritica che poi ti spinge magari pure a un'evoluzione di. Cioè, insomma, di quello del tuo mestiere, ecco, perché poi alla fine quello è. Vai col senno di poi, ragazzi, sì, normale. Sì, sì, sì. Senti, io ti voglio fare una domanda invece, visto che anche fuori onda parlavamo del gavettone che del hai gavettone. Fatto nella tua vita. Fatto una super gavetta. È vero, non sei uno che ha fatto un disco e gli è andata bene, cioè hai lavorato, hai cercato, sì, hai studiato, sì, no? Vabbè, io, a me mi è andata bene al quarto disco praticamente, però ce n'erano già due prima. Il primo, vabbè, non, è proprio un disco molto rap, underground, di quelli scritti proprio con la mano sullo stomaco. E invece diciamo che mi è andato bene il terzo, di un filone che avevo iniziato a prendere, insomma, anni prima, e anche quello dopo mi è andato bene, anche questo sta andando bene, diciamo che non mi è esplosa la roba dal nulla, quindi in qualche modo penso di aver costruito appunto sicuro il mestiere. Ci sei arrivato per gradi. Sì, questa è la cosa importante. Cosa diresti a un giovane che magari, bravo, si scora? Bravo, proprio lì volevo arrivare. Esatto. Vabbè, ci leggiamo nel noi pensiero. Sì, ormai siamo una coppia. Vabbè, proprio a uno che magari è un po' scoraggiato e dice non va come sta andando. Sì. Non lo so, è dura. Proprio dura. È dura per tutti. No, è dura per tutti, anche, sì, perché nel senso della competizione è tanta. Poi, sì, la cosa che uno deve fare è mettere tutta l'energia che ha nelle canzoni e non nel resto, secondo me. Cioè, anche questa roba tipo di esporsi tanto con i social. Sei un po' contrario tu ai non social. È quello, no, non sono contrario, io proprio non li uso, però vedo che la gente si impegna tanto per creare una percezione, no, del loro personaggio, e invece poi secondo me è la musica comunque sempre quella che ti fa andare avanti, che dovresti mettere al centro, quindi su quello penso che è l'unico consiglio che posso dare, di cercare di fare belle canzoni e di impegnarsi il più possibile in quello. Che poi prima del personaggio è importante la persona, cioè se c'è la persona, certo, poi magari arriva quello anche la dimensione da personaggio. Quello sicuramente. Poi bello, bello. Appunto è
consiglierei di smettere subito se uno non è pronto a soffrire pure un po'. Mm. È una sofferenza seguire i propri sogni. È come nello sport, no? Voglio dire, dalle sconfitte. Però deve essere quello che ti carica, non i punti di arrivo. Cioè, ti deve piacere quella fase là. Cioè, la fase della scrittura, la fase della ricerca. Se ti piace solo il live, il concerto, il disco d'oro. La popolarità, perché molti sono affascinati, capito? Anche solo da quello. Io prima di chiudere, attratto dall'altro lato. Voglio ricordare ancora qualche data. Perché ho qui davanti. Vai, Uge, ricordiamole. Allora, abbiamo detto che tra quelle che sono ancora disponibili, non sold out, almeno al momento, nel momento in cui vi stiamo parlando, poi chissà, io ti auguro che siano già tutte esaurite. L'11 febbraio. No, vabbè, l'abbiamo tirate fuori io ieri. No, ieri oggi mi è arrivato. Ieri mi è arrivato. 11 febbraio, dicevamo prima, a Livorno, al The Cage. 11 febbraio 2022, naturalmente. Poi a Modugno, Bari, perfetto per volare. Perfetto. Ecco. Il 17 di febbraio al Demodè, il 18 a Maglie, Lecce, alle Industrie Musicali, il 20 di febbraio a Napoli al Duel Beat, il 22 invece a Roma al Planet, in casa, giochi in casa, è già tutto esaurito. Andava sold out. E poi vado veloce, 7 marzo Torino, 13 marzo Bologna, 26 Firenze, 7 aprile Milano all'Alcatraz, il 14 a Brescia, il 15 aprile a Padova, il 20 aprile a Roma, lì sì all'Atlantico, la nuova data che è ancora disponibile. Poi comunque si trova tutto sul tuo sito, voglio dire, se uno non ha preso appunti. Sì, già se vanno sul mio Instagram ci sono già i link vari per prendere i biglietti. Senti, noi ti ringraziamo tanto. Ma io ringrazio voi. Sto veramente bene, grazie. Coez su Radio Bruno e chiudiamo con un pezzo formidabile che è La musica non c'è. Okay. In questo caso c'è la musica perché noi la sentiamo. Va bene, un abbraccio ciao forte, tutti, grazie ancora. In bocca al lupo per tutti. Crepi.